e sono pronti già a passare con la prossima intervista, quindi inviterei sul palco Matteo Trentin, ciclista della Omega Pharma Quick-Step, vincitore di una tappa all'ultimo Tour de France, intervistato da Veronica Rizzo. Ciao Matteo, allora, intanto, perché un ragazzino sceglie non il pallone che si sa è sport nazionale invece la bicicletta? Ma sinceramente perché comunque tutti i miei amici giocavano a calcio e mio papà è sempre stato appassionato di bici e un giorno così facendo un giretto intorno a casa c'era la squadra del paese che si allenava e mi ha chiesto di provare. E è stato il primo sport che ho provato, mi è piaciuto e alla fine ho continuato con questo. Ho capito. Domanda un po' ostica. Si sa che comunque nel ciclismo ci sono molti casi di doping. Secondo te perché? Puoi spiegarci? Ma motivo numero uno perché ci sono una valanga di controlli. Perché se tu vai a guardare i controlli del ciclismo, i controlli in un qualsiasi altro sport, nel qualsiasi altro sport sono molto meno della metà. Poi sicuramente altro motivo è perché comunque dato il numero di controlli non si cerca realmente di scovinare questa brutta cosa. Terzo motivo, il doping nello sport, non solo nel ciclismo, esiste e sta a noi corridori e comunque ai genitori che poi porteranno i bambini a diventare grandi, a diventare dei corridori, ai preparatori, a chi comunque c'è anche la scienza motoria che sarà il preparatore degli atleti, non solo dei ciclisti, a insegnare che il doping non vince, a insegnare che comunque impegnandosi il talento serve, l'allenamento serve, il doping alla fine poi vince o non serve. Appunto hai detto scienze motorie, perché tu come si sa ti stai per laureare in scienze motorie. Concili l'attività professionale con lo studio universitario? Di la verità è molto duro perché all'inizio ho diciamo favorito l'università, infatti il primo anno ho riuscito a fare tutti gli esami, un sacco di crediti eccetera, poi sai nello sport non hai molto tempo per arrivare ad un certo livello, quindi ho deciso di concentrarmi di più sullo sport ma mettendo l'università in secondo piano, nel senso che la facevo nel tempo libero. Adesso finalmente sembra che sono arrivato alla fine di questo percorso e insomma bene, perché comunque direi che mi ha aiutato anche nel mio lavoro. Ma quante ore ti alleni al giorno? Dipende, vai da 2 a 6-7 ore. E ultima domanda, cosa significa e cosa ti ha insegnato per te lo sport? Beh, tante cose, il sacrificio prima di tutto, perché adesso io non ho fatto altri sport ad alto livello se non il ciclista, ma fare ciclista impari cosa vuol dire stare via di casa praticamente 200 giorni l'anno, ad allenarti, quando dico 6-7 ore sono 6-7 ore continue, non sono 3 ore la mattina e 3 ore il pomeriggio, e comunque a sacrificare anche altre cose, perché il sabato sera, venerdì sera, giovedì sera, domenica pomeriggio non più, è tuo lavoro, ma sinceramente è molto bello. Grazie mille, in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi. Volevo far rimanere qua seduto Matteo e chiedere al pubblico se saranno domande per Matteo. Approfittiamo di questa grande occasione per... Volevo chiederti, si parla molto in questi giorni di far fare le grandi corse a tappe ai corridori di classifica. Secondo te è possibile, per esempio un Nibali, un Froome, Quintana, che riescano a fare classifica in tutte e tre le corse? Direi che hai centrato l'obiettivo, cioè fare classifica in tutte e tre le corse, nel senso mi presento a Giro Tour alla Vuelta per vincere. Onestamente non credo sia possibile, perché stiamo parlando di corsi di 21 giorni per corsa e quindi andiamo a fare 63 giorni di corsa solamente con questi tre grandi giri.
vincerle tutte e tre, se nessun altro lo fa è praticamente impossibile. Puoi vincere la prima perché è la prima, magari la seconda perché comunque magari nella prima non ti è andata molto bene, ma alla terza senza ombra di dubbio non hai più la condizione necessaria né fisica né mentale per puntare a una vittoria finale, perché vorrei comunque far sapere a chi non lo sa che facendo una corsa a tappe lunga non è solo il fisico che si logora, ma la testa è importantissima e anche questa si logora in maniera impressionante. Dal primo all'ultimo giorno la grinta è 50% meno. Pensa se fai tre corse di 20 giorni in un anno. Sono già altre domande? Due. Ok, io volevo chiederti se puoi dirci cosa si prova dopo tanti anni di categorie giovanili, juniores, dilettanti a vincere una tappa al Tour. Voglio dire, noi facciamo fatica a momenti a finire le corse e deve essere una cosa fantastica arrivare a alzare le braccia al Tour de France. Beh, sicuro. Io ho fatto come tutti, diciamo, la gavetta juniores, dilettanti, tutti e quattro gli anni, eccetera. Potenzialmente, diciamo, vincere contro gente che ha visto in televisione fino al giorno prima. È molto bello, perché comunque oltre a essere una soddisfazione personale è anche un coronamento un po' del tuo lavoro e del lavoro di chi ti ha aiutato ad arrivare dove sei. Io volevo chiedere, quale credi sia stato il sacrificio più grande che hai fatto quando hai cominciato a praticare il ciclismo più come un lavoro che come una passione? Nel senso, dopo la categoria under professionista, qual è stato il momento che veramente hai sentito di fare il sacrificio più grande, di sacrificarti di più, non so, magari non festeggiare il compleanno con gli amici o non mangiare un certo tipo di cibo per tanti anni o cosa? Sinceramente niente di particolare, perché comunque è il mio lavoro, ma come ogni sport, se non ti piace farlo non lo fai, per quanto possa portarti magari una buona paga e delle esperienze. Se non ti piace non lo fai, quindi tutto sommato qualsiasi sacrificio che io abbia fatto in futuro, che stia facendo adesso, non mi pesa più di tanto. Altre domande? Se posso vorrei farla io una domanda forse meno personale, ma riguarda un po' più il mondo sportivo nell'ambito del ciclismo. Ero curioso di sapere come avete preso gli sviluppi di una notizia triste nel mondo, anche a livello personale, perché comunque penso che Marco Pantani per te penso sia stato comunque un modello, uno dei modelli. Come l'hai presa a livello personale e come l'hanno presa i colleghi e i tuoi colleghi la notizia della riapertura del caso? Io un po' che non corro, quindi un po' che non ho confronti diretti con i miei colleghi. Personalmente non mi sento di giudicare, perché comunque purtroppo Pantani è morto in circostanze o voi sospette o voi non sospette, o comunque brutte, perché comunque di sicuro non è stata una bella cosa. Personalmente per me, insomma, riposo in pace e non mi curo di tutte queste cose, perché se tu guardi una persona che comunque ci ha lasciato comunque in maniera non molto bella, è bello ricordarlo sulla bici, è bello ricordarlo quando scattava, ma queste cose preferisco neanche entrare nel discorso, non le seguo neanche personalmente, perché è meglio ricordare una persona per le cose belle, non per queste cose brutte che 10 anni dopo non servono niente a nessuno. Certo. Grazie, direi di ringraziare anche Claudio Renzini, anche per questo ricordo di Marco Pantani, e ringrazio anche a nome della redazione di Fuori Aula Network, e direi di passare al prossimo ospite. Grazie ancora Matteo. Grazie a voi.